Quest'anno ho deciso di leggere il libro Matematica di evasione di Claudio Marini. L'ho scelto perché incuriosita dal titolo. Facendo lo scientifico, la matematica è parte della mia vita di tutti i giorni e per questo motivo studiarla mi sembrava una cosa normale, quasi banale. Ho cambiato idea leggendo questo libro. Il rapporto fra la matematica e i detenuti è speciale perché permette a questi ultimi di evadere dal luogo in cui sono rinchiusi. Questo luogo può essere inteso come il carcere, ma anche come la loro stessa mente. Non è infatti da sottovalutare il mondo interiore complesso e travagliato con il quale devono convivere quotidianamente. I detenuti imparano ad apprezzare la bellezza della matematica da molti vista come una materia arida, che invece, se vista con i giusti occhi, diventa la storia di uomini straordinari, di intuizioni folli e costruzioni eleganti, che trascrivono in un linguaggio particolare la complessità del mondo che ci circonda. Il libro è articolato in 20 lezioni e, a mio parere, ciò rende la lettura più scorrevole e leggera. Il lettore può leggere momenti diversi senza necessariamente seguirne l'ordine. Ogni lezione è caratterizzata dalla presenza di un problema e la ricerca di una soluzione, ma l'importante, si capisce subito, non è trovarla, ma semplicemente cercarla.